Gesù Cristo è un criminale. Stavo sentendo la trasmissione. Sì. Sì, parla pure. Sì, sì, sì. Sei in diretta. Ho sentito questa signora che ha accennato alla Inquisizione come uno dei tanti cavalli di battaglia, anzi di somari di battaglia di questi eruditi. Ma io mi faccio una domanda. Le permetto, sono solo uno studioso, quindi non professo idee cristiane, cattoliche, maometane, né niente, studio solamente e cerco di studiare non i testi che mi danno le elementari o le medie, ma vado in profondità a cercare ovviamente quello che esiste come documentazione storica autentica. Io mi sono trovato due cosette che sono le più recenti, Giordano Bruno e Galileo Galilei. Molto molto sinteticamente, su Giordano Bruno, uno scrittore, un certo Camilleri, forse conoscerete, sì, almeno di nome, scrive: Giordano Bruno aveva un'accusa di tentato omicidio. La religione che predicava era magico-egizia, un guazzabuglio di orribili bestemmie su Cristo, gli Apostoli e la Madonna. Arrestato e consegnato a Roma, per 8 anni lo si scongiurò di rientrare nell'ovile. Il suo processo, reso interminabile dalle sue abiure e contrabiure, era inevitabile. Mi fermo qui. Un bel esempio, stante l'epoca. Galileo Galilei. Galileo Galilei non fece un solo minuto di carcere. Un processo istruito contro di lui, con l'amicizia del cardinale Bellarmino, che lo ospitò poi a casa sua, gli inflisse la recita di 3 Paternoster e 3 Ave Marie, che addirittura lui non recitò, ma le fece recitare a una delle due figlie che aveva costretto a fare suore. L'accusa della Chiesa fu solo quella che Galileo dette dei fessi a tutti quanti, perché pretendeva assolutamente che si credesse a una cosa sulla quale aveva certo ragione, ma non poteva dimostrarla. E gli si disse semplicemente: pensaci, ragioniamo. Qual è stata la condanna a Galilei? Mi fermo qua. Qual è stato? Allora, okay. I crimini naturalmente riportati completamente. Benissimo. Se tu vai a leggerti gli atti del processo Galileo, c'è scritto che dopo che non siamo nel regime islamico, altrimenti non parlereste neanche per radio. Vabbè, siamo qui perché milioni di persone sono state bruciate. Perché quello che tu hai affermato è di uno squallore infame, veramente infame. E adesso comunque parliamo. Ciao. Allora, innanzitutto quello che è stato detto di Galileo è una porcata, perché Galileo è stato condannato alla galera, ed è stato condannato alla galera, non in galera, ma in villa, e gli è stato proibito l'insegnamento meno che a 2 sole persone. E se Galileo ha abiurato era perché Galileo era terrorizzato a quello che era successo a Giordano Bruno. Pertanto, volere effettivamente riaffermare come ha fatto questo signore, secondo me se ne deve come minimo vergognare. La seconda cosa, per quanto riguarda a Galileo, quello che Giordano Bruno professava sono affari di Giordano Bruno. Esatto. Tu non trasformi la gente in bestiame e la costringi al credo e a ritornare nell'ovile. Quella porcata infame assassina che hanno fatto i cristiani è una porcata infame assassina, ed è solo una porcata infame assassina anche volerlo giustificare. Le persone non sono oggetti di proprietà di un Dio che te ne disittite e rientri nell'ovile se non mi te condanno. Ma siamo matti! Andiamo a giustificare questo! Egregio signore, lei dal punto di vista morale è sporco! Perché le persone non sono oggetti di possesso e neanche oggetti di tortura! Per cui quello che lei ha fatto, dal mio punto di vista, se ne deve vergognare! Ma veramente vergognare! Perché quello che lei ha detto è esattamente la stessa cosa con cui i preti giustificano lo stupro dei bambini, sistematico e continuato.
E se ne deve vergognare, perché lei non è uno studioso. Lei è soltanto uno che giustifica il terrore e l'orrore del cristianesimo. Questo lei ha fatto. E io l'ho lasciata parlare proprio per dimostrare in quanto basso e quanta sì. vigliaccheria è ciò che lei esprime. E a parte che l'unica roba che ha fatto questo autore è quello di leggersi il libro di Camilleri sull'Inquisizione e citarla come un pappagallo. Pronto. Però voglio ricordare che se tu leggi gli atti di Galileo del processo, dice severo interrogatorio. Severo interrogatorio si intendeva tortura, di conseguenza non vedo perché una persona deve essere torturata sì. per delle affermazioni Ciaiva. Che non impone. Un attimo, questo sì, vai pure. Ultima telefonata. Sì, scusa, ma per questo. Sì, sì, no. Rispetto lo studio delle persone, perché comunque lo studio porta, dovrebbe portare comunque a un certo tipo di evoluzione. Invito con umiltà il signore di prima a lasciare leggere anche qualcosa di diverso da Camilleri, e forse avrà la sorpresa di trovare che quel idiota sistema di esprimersi e tramutare le torture di 8 anni in invito a cambiare idea, penso che, e mi auguro che perlomeno abbia la facoltà di mettersi in discussione. Non pretendo che nessuno cambi la propria idea, esigo però che quando parlo con un interlocutore è dato la facoltà di mettere sul tavolo se stesso e quello che sa. E quindi è per questo che lo invito a trovare degli altri testi, eventualmente che si vanno a dare, ma anche di filosofia spicciola, senza andare in secca ad essere dei grandi studiosi, in cui la storia di Giordano Bruno, quell'invito a cambiare, quell'invito a cambiare idea si tramuta in 8 anni di tortura. Ecco, tutto qua. Basta questo, grazie. Penso che sia più che sufficiente. Okay. Io alla fine perché l'hanno anche bruciato. Niente, devo chiudere qui la trasmissione perché chiaramente è tardi. Vi do appuntamento per le ore 19. Alle ore 19 continueremo la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. E ciao su internet trovate tutto quanto. Ciao internet, a tutti. Ciao. Discorso che abbiamo iniziato oggi pomeriggio con quel personaggio che secondo lui torturare per 8 anni una persona, cosa volete che sia? È solo una cazzata, è solo una sciocchezza, ed è giusto che le persone vengano torturate per 8 anni, perché la Santa Madre Chiesa ha il diritto di torturare le persone. Per cui quel signore deve vergognarsi, ma non è che deve vergognarsi solo per quello che ha detto, ma per la sua impostazione morale e per il suo modo di guardare il mondo e la vita. E il mondo, guardare il mondo e la vita che noi promulghiamo come pagani politeisti e come apprendisti stregoni è quello invece che la vita divenga in sé e per sé e costruisca se stessa, e nessun figlio di puttana, pezzo di merda, va a dire alla vita cosa la vita deve o non deve fare. E questo deve essere chiaro, perché se volete uso anche un linguaggio ancora più pesante per farvi capire che non è accettabile che qualcuno si ritenga il padrone della vita e in diritto di chiedere alla vita di prostrarsi davanti a lui. Cioè questa è la più grande infamità che si possa accettare. Per far capire come questa infamità sia la base di tutto il cristianesimo e di tutti quelli che sono i comportamenti cristiani, vi prendo il libro del cristianesimo di Karl-Heinz Drexler ed è il terzo volume, esattamente il capitolo è la pagina 284. Vi ricordo che questi sono editi da Ariele e fra poco sarà edito anche il quarto volume, speriamo. E il capitolo è: solo disprezzando le sacre scritture di Dio si occupano di geometria. Malfamata per i cristiani era perfino la matematica. Ancora nel IV secolo non si voleva accogliere come vescovo Eusebio in Emesa, perché costui si dedicava a studi matematici. Geometria e scienza fini sono guardate addirittura come occupazioni empie e sospette, e poi andiamo a meravigliarci se sti figli di puttana vanno a condannare Galilei. Lo storiografo ecclesiastico Eusebio attacca gli eretici in questi termini:
nutrendo disprezzo per le sacre scritture di Dio, costoro si occupano di geometria. Sono infatti uomini di questo mondo, parlano linguaggi terreni e non conoscono quello che viene dall'alto dei cieli. Studiano con passione la geometria di Euclide, ammirano Aristotele e Teofrasto. Da alcuni Galeno viene forse fatto oggetto di venerazione. Dovrei ancora osservare esplicitamente come coloro che utilizzano la scienza dei miscredenti per provare la loro eresia, alterando così la fede ingenua delle divine scritture con la perfidia degli empi, non abbiano nulla a che vedere con la fede? In tal modo costoro hanno messo sfrontatamente le mani sugli scritti divini, dando ad intendere di averle migliorate. Bersaglio di speciali anatemi da parte della teologia cristiana divenne presto la scienza della natura. Questo avrà ripercussioni per lungo tempo, anche con Camilleri, se quello che questo radioascoltatore ha detto è vero. Questo avrà ripercussione per lungo tempo e finirà per spingere anche i ricercatori naturalisti sul patibolo. In Occidente le scienze naturali e altrettanto significativamente la storia, infatti Orosio, che scrive un libro di storia, fa veramente schifo, ma fa veramente da vomitare, tante puttanate, tante stronzate va scrivendo, non verranno trattate nel normale insegnamento scolastico. Persino nelle università esse si imporranno come discipline autonome solo a partire dal 700, dal 1700. Ma già nella tarda antichità è evidente presso tutti i popoli, ad eccezione tutt'al più della Mesopotamia, una forte decadenza della medicina ed una non meno forte predilezione per l'occulto. Ricordiamo che il cristianesimo è superstizione. Il patriarca Severo di Antiochia, per esempio, oppure Eznik di Kolb, insistono sull'esistenza dei diavoli nell'uomo, respingendo ogni tentativo di una spiegazione naturale da parte di medici. Già l'apologeta Taziano, allievo del santo Giustino, condanna la scienza medica riconducendola all'influsso di maligni spiriti. E visto che sono santi, non andate dal medico, andate dall'esorcista, così vedete cosa significano le malattie che avete e con quanta sofferenza le persone hanno ricostruito la medicina, nonostante la ferocia assassina dei cristiani. È come una spiriti maligni, è con sottile astuzia, infatti, che i demoni distraggono gli uomini dalla venerazione di Dio, convincendoli ad aver fiducia in erbe e radici. E quante donne i cristiani hanno bruciato sui roghi perché raccoglievano erbe e radici per aiutare altre persone. Si manifesta qui una profonda avversione peculiare ai primi cristiani contro la natura, contro ciò che è immanente e terrestre. Taziano si chiede per quale ragione le persone che pongono la loro fiducia nell'efficacia della materia non vogliono affidarsi invece a Dio? Perché Dio è un truffatore, è ovvio. Perché non vai dal Signore più potente e preferisci curarti come un cane con le erbe, come un cervo per mezzo di serpenti, di maiali, così granchiolini, il leone con le scimmie? Perché divinizzi ciò che è terreno? Così, in ultima analisi, l'intera medicina viene ridotta all'opera del demonio, agli spiriti maligni. La scienza medica, con tutti i suoi annessi e connessi, trae origine dalla stessa officina di inganni. Analogamente pensa anche il Tertulliano, che si prende beffe tanto dei medici quanto dei naturalisti, un atteggiamento che si aggirerà in forme spettrali a lungo e in maniera devastante attraverso il Medioevo e molto oltre. Naturalmente Taziano non tiene nessun conto la scienza della natura, come si dovrebbe credere a chi afferma che il sole è una massa infuocata e la luna è un corpo celeste come la terra. Queste sono ipotesi controverse e non fatti dimostrati. Sì, come se il macellaio di Sodoma e Gomorra fosse una cosa dimostrata, il terrore dei cristiani una cosa dimostrata.
A che giovano mai le ricerche sulla dimensione della Terra, sulla posizione degli astri, sull'orbita del Sole? A niente! Giacché a tale attività scientifica si addice solo uno il cui giudizio è la loro legge. Qualsiasi altra motivazione meramente naturale non è più richiesta. Le persone che dal IV secolo cercano la spiegazione geofisica di un terremoto, anziché vederne la causa unicamente nell'ira di Dio, sono segnate da un vescovo di Brescia nella lista degli eretici. Siccome il supremo criterio per l'accettazione di teorie naturalistiche era la loro conciliabilità con la Bibbia, la conoscenza della natura dovette ora ristagnare non solo, ma si abbandonò perfino ciò che da tempo era stato acquisito. Così il prestigio della scienza naturale precipitò nella proporzione inversa con cui saliva la considerazione della Bibbia. Quello che oggi ha telefonato qui si è spacciato come uno studioso, non come un pezzo di merda che alza roghi per ammazzare la gente e per stuprare i bambini. Ricordatevelo questo. Questo si chiama Storia criminale del cristianesimo, di Karl-Heinz Deschner. Andiamo avanti ancora. La teoria della rotazione della Terra e della sua forma sferica risale già ai filosofi pitagorici. Ecfanto e Iceta di Siracusa, vissuti nel V secolo avanti Cristo. Eratostene di Cirene, il più versatile scrittore dell'ellenismo, tratta nel III secolo come già certa la tesi della rotazione terrestre e della sua forma sferica. Altrettanto dicasi di Archimede e di altri studiosi. Anche Aristotele la conobbe, e in seguito lo storico e geografo Strabone, Seneca, Plutarco. Ciò non di meno, la Chiesa cristiana abbandonò questa conoscenza per salvaguardare la storia mosaica della creazione e sostenne le tesi bibliche predicando che la Terra è un disco circondato da mari. Della sua forma sferica, gli studenti europei vennero a conoscenza un millennio dopo che nell'alto Medioevo, nelle università arabe di Spagna, e solo alla fine del Medioevo, si sarebbe ritornati a quella teoria. Lattanzio vilipende la scienza della natura come puro e semplice non senso. Il dottore della Chiesa Ambrogio, bel delinquente, la respinge radicalmente quale attacco alla maestà di Dio. Il problema delle proprietà e della posizione della Terra non ha per lui il minimo interesse. Spiega che ciò è irrilevante per l'avvenire. Può bastare di sapere che il testo degli sacri scritti contiene questa osservazione: egli appese la terra sul nulla. Dopodiché Ambrogio liquida una questione analoga replicando: su di ciò basta, come credo l'esternazione del Signore al suo servo Giobbe quando parlò attraverso una nube. Per contro, il dottore milanese sostiene l'esistenza di parecchi cieli, almeno tre, perché Davide parla di cieli dei cieli e Paolo assicura di essere stato rapito nel terzo cielo. Quale concetto abbia Ambrogio della filosofia della natura? Si evidenzia già dal fatto che afferma in tutta serietà come a contenere sicuramente la filosofia naturale c'è il Vangelo intitolato a Giovanni. Ecco nella motivazione, perché nessun altro oso affermare ha con tanta sublime saggezza scrutato la maestà di Dio, svelandocela in un linguaggio inimitabile. Non fa meraviglia, quindi, che ad Ambrogio appaia inutile anche la filosofia, visto che ha fuorviato i seguaci di Ario, eppure egli stesso ne era stato fortemente influenzato, segnatamente dal neoplatonismo, al punto da plagiarne senza scrupoli il massimo esponente Plotino. E nella sua cristiana dottrina sui doveri dei religiosi, De Officiis Ministrorum, il vescovo Ambrogio ha ricalcato non solo il titolo di Cicerone, ma in sostanza quasi tutto il resto, forma, struttura e perfino l'ordine, il procedimento dimostrativo che egli si limita a cristianizzare. È uno scoppiazzatore di merda. Non è neppure in grado, fatto abbastanza significativo, di organizzare una sua personale deontologia cristiana.
ha bisogno di quella dell'autore pagano e per di più in misura tale da giustificare lo scherno per cui Cicerone sarebbe diventato nelle mani di Ambrogio una specie di padre della Chiesa. Ciò non di meno il suo giudizio sui dialettici è assolutamente negativo, dal momento che condanna senza remissione qualsiasi sapere al di fuori di quello religioso. Forse è molto istruttivo far comprendere una buona volta l'ambito e l'orizzonte mentale dell'uomo, che dopo l'VIII secolo per tutto l'Occidente è considerato, insieme con Girolamo, Agostino e Papa Gregorio, tra i massimi padri della Chiesa. Un padre di cui ancora un teologo cattolico del XX secolo scrive che proprio grazie alla sua vastissima attività letteraria, uno scoppiazzatore senza nessuna dignità morale, più che con la sua azione di politica ecclesiastica, doveva conservare la posteriorità ammirata e riconoscente, la fama del suo nome e il frutto del suo spirito. Questo è Niederruber. Seguiamo dunque questa celebrità su un terreno di cui è un vero esperto, quello dell'allegoresi. In più, esplichiamo questa sua arte sulla sorta di un libro che passa per il suo capolavoro, in modo che l'accusa di una selezione sleale non possa essere fatta lealmente. Questo è il concetto che avevano i cristiani della scienza. Per cui non ci stupisce se non abbiano ammazzato centinaia di persone, alzato roghi, torturato, distrutto persone perché non si costringevano in ginocchio. Ora io invito tutti i cristiani, quando hanno dei dolori, quando hanno delle malattie, di andare da quel lurido assassino che è il loro Dio, dopo che hanno ammazzato chi praticava medicina, dopo che hanno ammazzato chi praticava la scienza medica, e non rompino i coglioni. Invece no, i missionari cristiani rubano la conoscenza delle persone, rubano la conoscenza e la vendono per costringere altre persone in ginocchio in Africa, in America Latina, in Asia, nel modo più squallido, infame, farabutto. Gente come i salesiani, gente come i gesuiti, gente come i francescani, gente come i domenicani hanno massacrato e macellato milioni di persone giocando sulla scienza che gli aveva dato il loro Dio. In realtà erano i soldi che loro avevano con cui armare eserciti e massacrare le persone. La persona che ha telefonato oggi deve vergognarsi 3 volte. Boh, detto questo andiamo avanti. Il problema è che quando si afferma qualcosa, io ho sempre detto ai cristiani, io vi posso affrontare in qualsiasi situazione che voi volete, però deve essere una situazione pubblica. Un teatro, una conferenza, un posto pubblico dove voi, cari cristiani, facciate la figura di merda quale voi siete in grado di fare. Perché voi fate una figura di merda e siccome avete paura di fare figura di merda, venite a telefonare a questa trasmissione che è di magia, stregoneria e paganesimo e che è interna a quello che è la visione della vita e che è rispettosa la Costituzione della Repubblica Italiana per provocare, insultare e diffamare. E oggi è stato insultato Giordano Bruno ed è stato insultato Galileo Galilei nel modo più infame, più squallido che sia possibile. Pertanto, cari cristiani, che voi non abbiate nessuna ideologia, che voi non abbiate nessun pensiero, che voi non abbiate nessuna dignità umana, che voi l'unica cosa che sapete fare è stuprare bambini o costringere bambini in ginocchio davanti al vostro Dio assassino. Questa è l'unica cosa che voi avete, siete in grado di fare. Ed è infame che ancora delle persone mandino i loro figli in parrocchia, negli oratori, solo per farsi costringere in ginocchio e poi si stupiscono se vanno a comperarsi l'eroina, o se vanno a far furti, o se vanno a spacciare, o se vogliono solo avere soldi, per cui c'è una visione strana della vita. Questo è il cristianesimo. E il cristianesimo è solo questo. Non è altro che questo.